premere contemporaneamente il pulsante OK e il pulsante Mano. In questo modo mettiamo FreeTime Evo in modalità di test. Sul display vedremo lampeggiare l'icona dell'antenna radio sopra la scritta Test. Spostiamoci quindi sul ricevitore e premiamo per 3 secondi il tasto Canale 1. Noteremo una serie di lampeggi finché sentiremo scattare continuamente il relè. Questo ci fa capire che la procedura è andata a buon fine. Possiamo premere il tasto on off per uscire dalla modalità di pairing e premerlo nuovamente per riaccendere il cronotermostato che a questo punto comunicherà correttamente con il ricevitore.